abbiamo avuto moltissime adesioni a questo evento, sia per la performance live del pianista Luis Di Gennaro, che è venuto apposta da Napoli per poter suonare qui da noi. Quindi c'è stata una grande eco nei social, abbiamo avuto più di 2000 visualizzazioni della diretta del piano, e in più, come vedete alle mie spalle, abbiamo fatto il vernissaggio di questa splendida mostra di Sonia Fiacchini, che è appunto Amarsi, e ha come soggetto principale quello appunto di concentrarsi su quelle figure che poi rievocano anche un sentimento d'amore, sul nudo femminile. Sonia è una grande figlia d'arte, una realista, come vedete, insomma, sono dei quadri rappresentativi, colgono quelle parti, diciamo, degli aspetti, degli oggetti e delle persone che essa immortala sulla tela, ne identifica tutti gli aspetti, non tralasciando niente, e creando queste opere, diciamo, che sono simili anche a delle splendide foto. Il finissaggio di questa mostra sarà il 18 di luglio, e quindi vi invitiamo anche qui per festeggiare di nuovo e poter, insomma, insieme all'artista anche programmare nuove mostre, nuovi eventi. E la cosa bella, come dicevi tu, Edo, appunto, è quella del pianoforte. Noi abbiamo fatto una collaborazione con l'associazione Prato Veteris e con appunto l'associazione Naturalmente Pianoforte per installare qui nella sede un bellissimo piano modificato e curato insieme all'associazione Il Pesciolino Rosso, che si occupa di sostegno ai giovani, in particolare ai giovani portatori di handicap, che hanno in qualche modo colorato e abbellito questo pianoforte che oggi è in sede qui da noi. Il progetto è un progetto che nasce con la collaborazione dei comuni del Casentino, ma che porta anche la firma dei Negrita, perché il logo di questo tipo di evento è stato creato proprio da Drigo dei Negrita, che è anche, diciamo, oggi un nostro ospite usuale.